Allora, ho visto che c'è un problema con delle funzioni di QGIS in questa OS GeoLive, la 8, che quando abilito le funzioni di processing ha qualche problema con il con Saga. Vediamo di risolverlo in qualche modo. Sì, lui dice un errore. Aspettiamo che parte. Ok. Quando faccio Processing Toolbox, che mi permettono di sfruttare gli algoritmi di altri programmi, se io faccio questo tool, Saga Shape Tool, che uso molto per unire più shape, quando lo faccio partire mi dice ok, this algorithm cannot be run. Ok, chiudi. Vediamo se c'è disponibile qualche aggiornamento per Saga. Prima cosa proviamo ad aprire Saga. Ok, chiudi. Help about Saga. Sembra che sia tutto a posto. Adesso non so se la versione è l'ultima. Proviamo ad andare. Error, nessuno. Ok, grid. Ah, vediamo se da qui Shape Tool fa lo stesso errore. Merge layer. No, qui funziona bene, quindi si potrebbe fare anche da qua. Proviamo a vedere se negli aggiornamenti sono disponibili dagli aggiornamenti. Vediamo se c'è qualche aggiornamento relativo a Saga. Qua non vedo. Ah, eccolo qua. Aggiornamenti di sicurezza, che questi sarebbe meglio farli. Altri aggiornamenti. Computer, R, Convert. No, sembra che non c'è nessun aggiornamento, però. Allora, installiamo gli aggiornamenti di sicurezza. Installa ora. Ok, adesso magari ci mette un po' a installarli, però tanto questi aggiornamenti vanno fatti. Intanto provo a vedere su internet se dicono qualcosa a riguardo. Saga QGIS error. Missing dependency, eccolo qua. Output layer, no, questo dovrebbe essere error Windows network user più file. No, non è questo. Vediamo
Vediamo, 7 mesi fa, no, perché questo è un problema che ho visto che è relativo a QGIS 2.4. QGIS algoritmi cambi run, eccolo qua. Something messes can you grass in the panty if you use a local account all work fine. Sembra che basta entrare con l'utente user e funziona. Mi sembra un po' strano. Saga, processing option, ok. Ah, quello qua, processing option. Bello questo tasto che fa vedere il desktop. Processing option model general no provider saga enable segment import export optimization, ma non è che c'è molto attiva. Boh. Proviamo a fare così. Proviamo a disabilitare qualche. Ma lo fa anche su altri. Ah, sì, lo fa anche su altri. Option, vediamo se c'è qualche altra. Proviamo a disabilitarli tutti. Polygon to Centroid. Sembra che funziona. Funziona. Ok, quindi sono andato in option, in provider, in saga. Ho disabilitato tutto tranne activate, perché probabilmente questo disabilita proprio il tool di saga. Prima era così. Faccio uno screenshot. E adesso quella, la versione che funziona è così. Ok, quindi tool shape e merge shape funziona. Sinceramente proviamo anche desktop GIS, no, proviamo a mantenere qualcosa, database, no. Non ho nessun file caricato. Voglio esportare qualcosa. Ok.
OpenStreetMap, Natural Earth, Public, Add Layer. Ok, io seleziono l'America e lo faccio e lo salvo con nome Saves, solo quelli selezionati, as shapefile in desktop, poligono 1, salva, ok, non l'ho aggiunto, rose, poligono 1, allora, open. Invece selezioniamo anche la Groenlandia, no, è più difficile questo, salva con nome, Saves, Save, Add, Browse, Poll 2, salva, ok, rimuovi questo, ok. Merge shapefile, merge layer, ok, salviamo in un file temporaneo, ops, ma secondo me perché è solo per il file temporaneo che, ok, save to file. Sì, perché è quel file temporaneo che secondo me non va bene. Poll 1, 2. No, which prior indicated that they are correct. Allora, l'errore. L'errore proprio di saga. Niente. Vediamo se con i prossimi aggiornamenti si risolve questa cosa, però per il momento, perché non usiamo saga, visto che ce l'abbiamo. Desktop GIS, saga GIS. Chiudi. Shape polygon, shape polygon, no, shape tool, merge layer, qua merge layer, load, desktop, questo, no. Allora prima probabilmente dobbiamo caricarli qua come shape. Desktop. Pcloud. Poll 1 e poll 2. Sì, saga è un po' diverso come setting, property, perché non mi fa data, poll 1. Poll 2. Thumbnail, ok, data, show, eccoli qua, adesso andiamo su tool,
merge layer, poll 1 layer, no, poll 1, poll 2. Faccio ok, sì, è un po' diverso. Crea. Ok. Vediamo cosa ha creato. Ha creato questo nuovo. Add map selection 2. Quindi mi ha creato una nuova mappa dei layer. Apply, proprio nero. Apply. Ok, questo merge layer dove me l'ha creato? Edit, add shape, invert selection. No, mi servirebbe sapere dove mi ha creato questo file. In no, no, layer list, non si può esportare. File shape load grid project map window save as merged shape file trovato desktop pcloud poll 1 2 salva. Ah, saga è interessante, però è un po' diverso come do you want to save. Ma sì, facciamo sì. Riapriamo QGIS. Per vedere cosa è successo. Import browse poll 1 2 apri open, questi sono i due, questi due file uniti, apriamo la tabella e quello che era interessante perché rispetto a, a questo plugin che è anche un plugin di QGIS fa questa operazione che si chiama mcombine merge layer, ha come unica differenza che non porta dietro il poligono di partenza da cui è stato generato. Infatti se noi facciamo combine merge layer, no, prima dobbiamo caricarli, browse poll 1 poll 2 apri open process mmqgis combine merge layer non questo ma questi due in poll 1 2 version 2 salva ok open attribute table. Non mi dice, non mi riporta le informazioni dello shape di partenza. E questo in molti casi è molto molto scomodo, perché ad esempio se ho tanti comuni, tanti tracciati, non mi porta queste informazioni. Invece col plugin di Saga questo funziona. Ecco quanto. E a posto. Dunque rifacciamo un attimo l'errore da cui siamo partiti era opt riattiviamo tutto come era prima se vado in saga tool merge layer l'errore è esattamente questo.
Ciao.